Ciao e benvenuto, bentornato. Se sei già passato da queste parti, io sono Giuseppe, sono un avvocato penalista e con questo video intendo sfatare alcuni miti popolari per niente veritieri che riguardano il diritto e il processo penale e raccontarti anche qualche curiosità che magari non conoscevi. Prima di andare avanti però, se ti piace questo genere di video, fammelo sapere con la tua interazione, clicca sul like, iscriviti al canale attivando notifiche e campanella, così sarai sempre aggiornato quando pubblicherò dei nuovi contenuti. Primo tema del video, credo che sia una curiosità più che un mito da sfatare. Il tarlo che attanaglia molte persone che mi contattano è quello di comprendere se è possibile sapere se qualcuno li ha denunciati o se comunque ci sono delle indagini in corso a loro carico. Bene, ti dico subito che sì. È possibile, quantomeno nella maggior parte dei casi. Esiste un articolo nel nostro codice di procedura penale che consente di rivolgere al pubblico ministero una richiesta per sapere se a nostro carico ci sono delle indagini in corso, per quale reato si è indagati, quando sarebbe stato commesso, qual è il numero di procedimento, chi è il magistrato, persona fisica, che ha in carico il fascicolo. Si tratta di informazioni importanti perché se è vero che nella risposta non ci sarà il nome della persona che ci ha denunciati, ci consentono comunque di fare mente locale e capire se evidentemente possa essere stato proprio quella persona che sospettavamo ad aver sporto denuncia nei nostri confronti. Attenzione però, prima ti ho detto che è possibile sapere di procedimenti penali a nostro carico ed ho aggiunto nella maggior parte dei casi. Che cosa intendo dire quando riferisco nella maggior parte dei casi? Ci sono alcuni procedimenti in cui il pubblico ministero, per avere un quadro indiziario più completo, può disporre degli atti a sorpresa. Immagina per esempio delle intercettazioni, delle perquisizioni, eccetera. Ecco, è chiaro che in casi come questi, siccome è possibile che vengano in qualche modo pregiudicati gli esiti di queste attività investigative, il pubblico ministero non ti rilascerà alcuna comunicazione. Diciamo però che al netto di questi specifici e residuali casi, in tutte le altre situazioni potrai venire a sapere se qualcuno ti ha denunciato. Con il secondo tema di questo video invece compiamo una doppia operazione, cioè sfateremo alcuni miti sbagliati e risponderemo anche a qualche curiosità. Quanto durano queste benedette indagini preliminari? Entro quanto il pubblico ministero deve compiere le sue attività e prendere una decisione? Siccome non è chiaro a tutti e non ne faccio una colpa a nessuno, è proprio che il codice, quando parla di termini, di tempi eccetera, rende tutto troppo difficile. Partiamo dalla cosa semplice: le indagini preliminari possono durare al massimo 6 mesi da quando il nome di una persona viene iscritta nel registro delle notizie di reato, il cosiddetto registro degli indagati. Per reati un po' più particolari, più gravi, di particolare complessità, il termine però è allungato fino ad un anno. E qui conviene fare già una prima precisazione. Che cosa succede se il pubblico ministero nei 6 mesi non è riuscito a compiere tutte le attività necessarie per accertare i fatti? Secondo il codice, può richiedere al GIP una o più proroghe delle indagini preliminari. Ciascuna proroga però non può essere superiore a 6 mesi. Questa storia delle proroghe però non è che può durare all'infinito, perché in ogni caso la durata massima comprensiva delle proroghe, cioè quella oltre la quale non è proprio più possibile andare, è fissata in 18 mesi, quindi un anno e mezzo, oppure per i reati complessi o di particolare complessità i tempi sono allungati fino al massimo di 2 anni. Attenzione però, perché questa è una cosa che manda un po' in confusione. Quando io dico che al massimo le indagini possono durare 18 mesi, 24 mesi, non sto dicendo che il pubblico ministero deve entro i 18 mesi prendere una decisione. Intendo dire piuttosto che tutte le attività investigative devono essere compiute in quel lasso di tempo, perché quelle compiute al di là, al di fuori di questi termini, non potranno essere utilizzate. Questo quindi vuol dire che non è che se sono trascorsi i 6 mesi, i 18 mesi,
mesi, i 24 mesi, il pubblico ministero sarà paralizzato, assolutamente. La decisione sul da farsi potrebbe essere presa anche successivamente, nel senso che possono passare degli altri mesi perché magari si deciderà di dare priorità ad altri fascicoli, ad altri procedimenti penali. Per cui, se abbiamo avuto notizia di essere stati denunciati ed è trascorso un bel po' di tempo, non è detto che il fascicolo sia stato archiviato. Per una conferma rispetto a questo dato, occorrerà fare una verifica in procura. Altra curiosità, e se vogliamo anche un piccolo mito da sfatare: chi viene indagato avrà la fedina penale sporca. Forse se ti faccio questo tipo di ragionamento sarò in grado di farti comprendere meglio. La fedina penale altro non è che l'elenco dei carichi presenti sul casellario giudiziale ed è composta dai soli provvedimenti di condanna definitivi oppure da altri provvedimenti che la legge impone che siano iscritti. Quindi nel casellario che cosa avremo? Tutte le condanne e altri provvedimenti, per esempio una sentenza che definisce con la messa alla prova un certo procedimento oppure un'assoluzione ma per tenuità del fatto, eccetera. Quindi quando il procedimento è solo nella fase delle indagini preliminari, la fedina penale non sarà per nulla intaccato, almeno non fino a quando non ci sarà una sentenza di condanna o uno degli altri provvedimenti che devono essere iscritti, quando ovviamente quei provvedimenti saranno passati in cosa giudicata. Rimaniamo per un attimo ancora sul tema del casellario giudiziale, della fedina penale per così dire, e questo per un ipermito da sfatare. Mettiamo che tu abbia subito nel passato una condanna, rimarrà lì per sempre oppure un giorno potrà essere eliminata? Te lo anticipo subito, no. Non verrà mai eliminata, non puoi cancellare assolutamente niente dal casellario e scordati di chi ti dice che si può fare. Tu considera questo, il casellario lo potremmo definire come il curriculum criminale, è una maniera brutta di definirlo, mi rendo conto, ma di fatto è quello. Ora, un giudice che dovrà giudicare una persona dovrà conoscere questo curriculum perché l'eventuale nuova pena per un nuovo procedimento penale può in qualche modo essere influenzata dall'esistenza di altre condanne. È perciò assolutamente impossibile cancellare quello che è stato già inserito nel casellario. Ovviamente ci sono degli strumenti come l'estinzione del reato o la riabilitazione che possono essere un ottimo modo per dimostrare a chi legge il nostro curriculum criminale che siamo diventati un'altra persona, però questi sono provvedimenti che vengono solo annotati sul casellario, ma non sono una gomma per cancellare che rende invisibili le altre condanne. Con il quinto tema sfatiamo un altro mito. Quando parliamo di denuncia o di querela individuiamo due diversi atti, anche se spesso vengono usati come sinonimi, ma questo dipende dal fatto che il risultato che si vuole conseguire praticamente è lo stesso. Quello che devi sapere però è che per alcuni reati la legge non ritiene necessario un atto di impulso da parte del privato per poter perseguire penalmente il colpevole, per altri reati invece sì, e senza la volontà della persona offesa di procedere contro l'autore del reato, lo Stato avrà le mani legate. Se per esempio ricevi uno schiaffo da una persona, per poter consentire allo Stato di intervenire dovrai espressamente dire: caro pubblico ministero, ho ricevuto uno schiaffo da tizio e chiedo formalmente che tu lo punisca. Ecco, questa richiesta di punizione, chiedo formalmente che tu lo punisca, è quello che caratterizza la querela e che manca o può mancare in una denuncia, dove non è necessario che tu faccia espressa richiesta al pubblico ministero di punire l'autore di un reato, perché in presenza di reati procedibili di ufficio, cioè quelli che non necessitano di querela, è necessaria la sola esposizione dei fatti. Obiezione, vostro onore. Anch'io ho vissuto la mia adolescenza, quando già volevo diventare avvocato, con il mito dell'obiezione, o meglio con la falsa speranza di potermi alzare un giorno dal banco in tribunale e urlare: obiezione, vostro onore. E però l'espressione obiezione, vostro onore, non esiste nel nostro ordinamento, per quanto in realtà qualcosa di simile esiste anche nel nostro processo. Prima di tutto, noi il giudice non lo chiamiamo vostro onore, lo chiamiamo giudice
dottore, presidente, a seconda dei casi. E in secondo luogo, nel nostro sistema non c'è proprio il concetto di obiezione. Noi usiamo il termine opposizione, quindi diremo opposizione presidente, opposizione signor giudice, eccetera, e lo faremo quando una delle parti, nel fare una domanda al testimone, la formula in una maniera non consentita dalla legge, perché magari è una domanda suggestiva in sede di esame, o perché si chiede ad un teste di polizia giudiziaria di riferire delle parole che gli sono state dette dall'imputato, che è una cosa che non si può fare. Il giudice, dal canto suo, se riterrà fondata l'opposizione, la accoglierà, altrimenti ammetterà la domanda ed inviterà il testimone a rispondere. Altro mito da sfatare: ma un avvocato a cui viene confessato un reato può testimoniare contro il suo assistito? Questa domanda, per quanto assurda possa apparire, ha un senso, perché ci sono pure delle sentenze della Corte di Cassazione che spingono in tal senso, cioè non è che spingono affinché un avvocato lo faccia, ma spingono affinché possa ritenersi valida tale testimonianza. Io invece sono di tutt'altro avviso. Intanto, un avvocato che tradisca il vincolo fiduciario, a mio avviso, merita la radiazione dall'albo degli avvocati, e sotto altro profilo la testimonianza sarebbe viziata in radice, in ragione dei divieti di testimonianza e delle regole deontologiche che sono a monte rispetto a tutte le altre argomentazioni della Corte di Cassazione. Un avvocato è tenuto al segreto professionale, questo significa che se tu accetti un cliente, quello che ti dirà quella persona rimarrà tra te e lui. Nessuno, nemmeno tua moglie, dovrà venire a sapere il contenuto di quelle conversazioni. Fatta questa premessa, quindi, confessare di aver commesso un reato al tuo avvocato può essere utile per creare magari una solida strategia processuale, soprattutto nei casi in cui gli elementi a tuo carico sono poco confortanti e siamo di fronte ad un esito negativo quasi certo. Benissimo, siamo arrivati così alla fine di questo video. Prima di andare via però lasciami un like, iscriviti al canale attivando campanella e notifiche per essere aggiornato quando pubblicherò dei nuovi contenuti. È il diritto penale. Che ste?